Dimmi che ci sono persone che tengono al decoro anche quando sono nelle mura domestiche. Carmine addirittura in ospedale. Carmine dice: non potrò mai dimenticarlo. 2005 il compagno di camera di mio nonno in ospedale era un 98enne, sempre in giacca e cravatta, anche nel letto. Ma che carino, bello, che carino. Giustamente ci teneva. Bravo. Mio nonno, cavaliere del lavoro, aveva messo su una ditta di laterizi. Nel suo ufficio riceveva nel suo elegante gessato, quindi era elegantissimo, ma sotto la scrivania in mutande. Sosteneva che i gioielli liberi lo facevano ragionare meglio. Cavaliere, allora. Ma vogliamo prenderci un caffè? No, facciamo che rimango seduto. Aspetti che mi devi un'idea, mi sposto il disturbo. Ora sì, ora è venuto. Maria dice: che mia poi, madre. Ricordiamo che è pericoloso, no? Cioè, tutti abbiamo avuto quell'esperienza di sederci al volo. Al volo, certo. Ah, ok. Cioè, stiamo parlando, ci siamo capiti. Noi maschietti ci siamo capiti. Mai più boxer larghi. Mai più boxer larghi. Quella cosa che uno fa. Opera! Che è successo? Niente. No, non respiro e batti i piedi. Maria dice: mia madre, una vita da parrucchiera casalinga, una volta si poteva lavorare in casa, impegnativa famiglia del sud con 6 figli, un appartamento al nord troppo piccolo per troppa gente, si vestiva e soprattutto si pettinava ogni santa mattina di tutto punto per uscire sul balcone a sbattere le lenzuola e a distruggere ogni acaro possibile. Però pettinata sempre in ordine, anche solo sul balcone. Giusto così. Giusto l'opposto così. Mio. Esattamente l'opposto mio. Mia madre da sempre, dice Isabella, anche se deve stare a casa tutto il giorno, dopo essersi lavata, mette gli orecchini. È un tocco di eleganza, giustamente, sì. In casa. Dopo 2 giorni che non mi lavavo, domenica mattina esco dal bagno rasato, docciato. Ma scusa, come dopo 2 giorni che non ti lavavi? Due giorni. Magari era stato male, influenza. Sì, sì. Botta le ascelle. Stava proprio male. Esco dal bagno rasato, docciato con maglione, camice, pantalone della tuta e antiscivolo. Un animale mitologico. Metà ufficio e metà lockdown. Mi sentivo charmant come Gianni Agnelli negli anni 50. Diciamo. Esatto, perché sotto tutto siamo sportivi e soprattutto elegante. Comunque è il danno del lockdown. Ha fatto in tanti in telelavoro o come diciamo adesso. Noi poi continuiamo a dire attenzione, cerchiamo di mantenere, come dire, un po' di decoro, di controllo. Non lo riprendi più, diciamo la verità. Ultimi due, Agostino. Io ho sempre il pigiama. Sempre. Non arrabbiare. Poi c'ho il pigiama da uscire. Stai calmo. C'è il pigiama da uscire. Per andare al lavoro. C'ha tre pigiami. La vita si divide in 3 fasi. Pigiama dormiente, pigiama lavoro, pigiama d'uscita. Pigiama d'uscita. Questo è 3. Pigiama da battesimo. Pigiama da matrimonio. No, è sempre lo stesso. Ma questo è nuovo. No, è uno spezzato. È il sopra da lavoro, è il sotto da uscito. E poi piegatura. Sono andato a un matrimonio. A me sembrava di essere elegantissimo. Mi sono rivisto in foto, sembrava il Chapo. Ma al momento dell'arresto, però. Quando gli spostano la testa, Abbiamo detto che la Lollo si era fermata negli anni 70, nel 73, se non sbaglio, la 72. Sua carriera. Cioè, lei 76, si fermò proprio e riprese. Sì. Riprese solamente perché glielo chiese un regista che stimava moltissimo, che era Comencini. Per noi degli anni 70 quel Pinocchio lì era il vero Pinocchio, non ce ne vogliono le altre edizioni, bellissime. Quella siamo di Bellini, cresciuti, cresciuti. E a proposito di Pinocchio, non potevamo che scegliere dalla colonna sonora, non di quel Pinocchio, ma dalla colonna sonora dell'immaginario che abbiamo di Pinocchio, Il Gatto e la Volpe di Bennato. Quanta fretta, madre.